Buongiorno, oggi vi presentiamo Good Game. Per i nuovi ottimisti, iperconnessi e propensi all'attivismo, che cercano acquisti sostenibili, divertenti, innovativi e significativi, partecipando attivamente a risolvere i problemi della società, la nostra azienda è una piattaforma social peer-to-peer di compravendita di abiti usati che offre un servizio etico e una soluzione al problema del fit dei capi acquistati online. A differenza di piattaforme come Depop o Vinted, noi offriamo ai customers la possibilità di provare i capi virtualmente e contribuire a cause etiche e di salvaguardia dell'ambiente tramite i propri acquisti. Siamo arrivati a questa soluzione partendo da un'analisi del nostro target, i New Optimist, nei quali abbiamo riscontrato delle precise necessità. Come limitare gli sprechi tipici del fast fashion e le conseguenze che tutti noi conosciamo bene? Prediligono piuttosto acquisti responsabili, sia dal punto di vista etico che ambientale. Ai New Optimist piacciono gli acquisti online, però vorrebbero avere la possibilità di capire meglio le caratteristiche dei capi che hanno sullo schermo. Per loro sarebbe da evitare una comunicazione di prodotti fuorviante ed irrealistica, ed emerge quindi il bisogno di allontanarsi dai modelli estetici stereotipati della moda. Ultima, ma non per importanza, è la noia che talvolta insorge nell'acquisto online, e si scopre qui l'esigenza di modalità più coinvolgenti ed interessanti nel fare acquisti. Per questo noi vogliamo intercettare il nostro target offrendo una rivalutazione dei capi second hand, affiancato anche a un coinvolgimento più attivo nella beneficenza attraverso gli acquisti. Proponiamo anche un sistema di fitting digitale che usa l'intelligenza artificiale, che è stata applicata al fotoritocco, la tecnologia del Generative Adversarial Network, per mostrare i capi nelle inserzioni come se fossero direttamente indossate dagli acquirenti. E infine un'impostazione da social network che permetterebbe tramite foto, video, chat e livestream degli utenti di avere una comunicazione senza troppi filtri e con gli utenti stessi che diventerebbero modelli e potrebbero iniziare a creare community con valori e pensieri condivisi. Per incontrare le esigenze del target con un approccio di equitable resilience, abbiamo costruito l'esperienza degli utenti affinché i sellers potessero destinare una percentuale del loro ricavato ad una o più delle campagne con cui la piattaforma sta collaborando, ottenendo quindi dei tag e una maggiore visibilità nello store. Volevamo anche che questi potessero arricchire le proprie inserzioni con contenuti multimediali, proprio come in un social network, appunto, oltre a scattare foto che serviranno alla AI per eseguire il fitting digitale. Potranno poi finalizzare la vendita o di persona, organizzandosi con la chat, oppure attraverso la piattaforma e il servizio affiliato di trasporti. Invece, volevamo che i buyer potessero cercare inserzioni che, oltre a soddisfare il loro gusto, incontrassero anche le tematiche che hanno più a cuore. Poi potranno ovviamente scattarsi delle foto legate al loro profilo per guardarsi con addosso i capi che vorrebbero acquistare. Per promuovere la piattaforma, inviteremo sportivi, celebrità, persone in vista che in qualche modo rispecchino l'identità della nostra piattaforma, a tenere un loro annuncio a tempo limitato per vendere i loro abiti e donare in parte o totalmente il ricavato in beneficenza, sfruttando così i sistemi della piattaforma. In questo modo attireremo una fetta di pubblico differente dal solito, disposta magari anche a spendere più del normale per un capo per cui sente un particolare legame affettivo. Un'altra parte senza dubbio importante dell'esperienza sarebbe quella dei pop-up store. Immaginiamo dei punti di vendita fisici, temporanei, con scopo promozionale, nei quali i nostri potenziali clienti possono dare una spruzzata al loro good game, con la possibilità di provare i sistemi di fitting digitale dal vivo e scoprire come ci si sente a far parte della nostra community. E infine, come è emerso dalle nostre interviste, la stragrande maggioranza del nostro target prende ispirazione per gli outfit da piattaforme social come Instagram. Per cui un importante modo per pubblicizzarci sarebbe di sicuro delle inserzioni su piattaforme come queste. Di sicuro il nostro business non sarebbe possibile senza una partnership con le numerose associazioni no profit e le loro campagne, che periodicamente andremo ad aggiornare per rimanere sempre sul pezzo. Avremo bisogno anche di collaborare con le aziende di sviluppo software, sia per la piattaforma in sé che per applicare la tecnologia GAN al sistema di fitting online. Affideremo le transazioni digitali a compagnie come PayPal per le garanzie che offrono i clienti, mentre il trasporto dei colli, il cui eventuale costo è a carico del compratore, sarà affidato ad aziende di logistica e trasporto.
Offriremo uno spazio agli inserzionisti, che seguono però le linee guida etiche dell'azienda. Ovviamente avremo come partners anche le celebrities che ospiteremo negli eventi. Dopo che avremo superato il break-even point, Good Game inizierà a guadagnare da una percentuale fissa su ogni transazione all'interno della piattaforma, oltre che dal nostro advertisement selezionato. I costi di mantenimento del servizio risulterebbero abbastanza bassi, in modo tale che una maggiore quantità di denaro potrà essere reindirizzata per la promozione e altre attività. E infine ecco qua come appare l'interfaccia della nostra piattaforma. Qui c'è la home con le inserzioni in evidenza, le campagne di raccolta fondi e gli eventi live stream come primi elementi. A destra c'è un piccolo esempio di inserzione, come vedete sono presenti loghi delle organizzazioni a cui il venditore destinerà una percentuale della vendita. C'è un post sponsorizzato di Trip, possibile esempio di azienda che si pubblicizza sulla nostra piattaforma. Per questo, alla fine, a destra, è quello che si vedrà quando si andrà ad aprire un'inserzione per ottenere le informazioni più approfondite sul capo e sull'inserzionista e con l'eventuale possibilità di contattare il venditore o acquistare direttamente. Nella prossima slide, per concludere, ecco come l'utente si interfaccerà con la funzione di fitting digitale, ovvero ci saranno delle immagini speciali scattate da determinate angolazioni richieste dall'app, su cui comparirà il tasto Fit. Invece qui vi lasciamo le 4 P del marketing mix che riassumono un po' il nostro modello di business e con questo lasciamo spazio anche a eventuali vostre domande.